Molto Reverendo Don Donato Barcellino, Rettore Basilica Pontificia San Biagio Maratea. Nel rispetto della secolare tradizione, lo scrivente, Sindaco Protettore di questo Comune, prega la Signoria Vostra di voler consegnare al clero di Maratea, oggi, giovedì 9 maggio 2024, la statua del nostro santo patrono Biagio di Sebaste, medico, vescovo, martire. Il sottoscritto assume l'impegno di restituire il santo simulacro a questa basilica pontificia entro le ore 12 della prossima domenica 12 maggio. Con i più vivi ossequi, il sindaco, la Chiesa Stoppelli. E con questa richiesta ufficiale da parte del sindaco di Maratea Pro Tempore, avvocato Daniele Stoppelli, e il consenso dato dal rettore Don Donato Partepilo, che i festeggiamenti solenni in onore di San Biagio, vescovo e martire, patrono e protettore di Maratea, possono iniziare. Il primo rito è quello della copertura del busto argenteo di San Biagio per procedere alla traslazione da una parrocchia, quella di San Biagio, ad un'altra, quella di Santa Maria Maggiore, nel centro storico della città. Tutta Maratea e non solo ad accompagnare l'effigie di San Biagio. Oggi, con un fortissimo vento che però pian piano si continuava la discesa, ha lasciato spazio ad un cielo meno minaccioso e così si è potuto fare il tragitto con tranquillità anche nella strada sterrata, dove si gode di un panorama mozzafiato, fino ad arrivare nella piazzetta che si affaccia sul golfo di Policastro, e così si è potuto benedire il mare e il mondo intero, mentre l'inno a San Biagio, in latino, veniva intonato dalla gente. Divi superna Trinitas, dona precante blasio. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. San Biagio, prega per noi. Si riprende il cammino e così piano piano si arriva in località Capo Casale. È lì che le autorità religiose, civili e militari, oltre che il popolo di Dio, aspetta con impazienza l'arrivo del santo. Il primo atto è quello di scoprire la statua dal manto rosso. Il parroco posa sul busto argenteo le insegne episcopali, mentre il sindaco dona a San Biagio le chiavi della città. Oggi i ragazzi della scuola Casimiro Gennari hanno intonato il canto a San Biagio, segno di nuova vitalità e amore al patrono e protettore. Si va spediti verso la chiesa matrice, chiusa per lavori, e dunque il simulacro è stato portato nel centro della città, nella chiesa dell'Annunziata, dove si fermerà venerdì, sabato sera la grande processione con a seguire la Santa Messa celebrata dal vescovo della diocesi di Tursi Lagonegro, Monsignor Vincenzo Orofino, e la partecipazione delle città gemellate con Maratea, in nome di San Biagio. Domenica poi il ritorno in Basilica per chiedere a San Biagio il prodigio della Santa Manna che nei secoli ha stillato copiosa, segno di benevolenza del santo sulla città e sui suoi devoti.